Dopo un po' di assenza da parte dell'associazione Verona col Cuore, adesso siete tornati prepotentemente alla ribalta perché venerdì ci sarà questo convegno importante. Insomma, voi continuate prepotentemente a dire che c'è la possibilità, in maniera concreta, di aiutare l'Hellas Verona in questo caso. Beh, sì, l'iniziativa nasce per l'Hellas Verona, però diciamo che può essere vista come un'iniziativa a 360 gradi per quanto riguarda il discorso nazionale. Parte dalla volontà che ci sia una partecipazione attiva dei tifosi all'interno dello stadio di calcio. I tifosi, considerato come territorio, quindi a 360 gradi, tutti quelli che sono le persone interessate alle vicende della storia di calcio. Ricordiamo appunto venerdì, c'è cioè questo appuntamento, ricordiamo l'orario e il luogo per chi fosse interessato a partecipare. Allora, abbiamo organizzato questo convegno che si terrà venerdì 18 ottobre alle 20:30 presso la sala convegni della Banca Popolare in via San Cosimo 10, dietro l'arena, dove interverranno relatori sicuramente di importanza, in quanto sarà presente il direttore generale della Lega di Serie A e il presidente della Lega di Serie B. Questo vuol dire che si avvicinano a questa iniziativa, a questo movimento con interesse anche le massime istituzioni del calcio, volendo vedere in che modo effettivamente possono unirsi queste due sinergie della proprietà calcistica vecchio stile con la presenza dei tifosi, quindi del territorio, a dare certezza e sicurezza in prospettiva futura alla gestione societaria. Ci sono già degli esempi, oltre in Europa, ma soprattutto qui in Italia. Ci puoi elencare qualcuno di questi? Allora, in Europa sono noti l'obbligo in Germania del 50% più 1 della presenza di un'associazione di tifosi nel capitale sociale di calcio della Bundesliga, è appunto una cosa nota, per cui abbiamo il Bayern di Monaco, società che adesso stanno per la maggiore proprio dal punto di vista di risultati, dove l'81% del capitale sociale è di proprietà dei tifosi. Abbiamo dopo gli esempi spagnoli di Barcellona e Real Madrid. In Italia si sta muovendo ora questa iniziativa, questa forma di gestione di calcio e abbiamo già comunque la presenza di l'Ancona in Serie D e del Taranto pure in Serie D, dove i tifosi sono stati e sono tuttora parte integrante e attiva della gestione societaria, avendo vincoli, avendo la possibilità di gestire quelle cose che sono di interesse dei tifosi e del territorio. Cioè, da non confondere questo aspetto di partecipazione societaria dei tifosi con la gestione tecnica che riguarda l'acquisto, vendita ai giocatori e gestione, diciamo, puramente agonistica e sportiva di calcio, che resta di competenza di persone ovviamente capaci in questo senso. Il territorio e i tifosi devono essere una gamba, una presenza forte nel capitale sociale e nella gestione sociale di calcio per dare garanzie, anche garanzie di esistenza futura e di continuo sviluppo sportivo della società.